buono, facile e veloce. Amici buongustai, oggi nella cucina di Buono, Facile e Veloce è di scena un primo piatto ruspante, rigatoni con verza e salsiccia. Quindi ci occorreranno dei rigatoni, della verza, della salsiccia con finocchietto, senza finocchietto, piccante, pepata, scegliete voi secondo i vostri gusti. Quindi del peperoncino, anche in questo caso secondo i gusti, dell'aglio, olio extravergine d'oliva e sale. Iniziamo subito a pulire la verza. Naturalmente eliminiamo eventuali foglie rovinate, un po' sciupate, e la tagliamo a listarelle sottili. Contestualmente la laviamo. E ridotta così in striscioline, la laviamo in abbondante acqua fresca, risciacquandola più volte. Nel frattempo avevo già messo sul fuoco l'acqua per lessare la verza. L'acqua è arrivata ad ebollizione e quindi la versiamo. E la lasciamo lessare per circa un quarto d'ora. Adesso, mentre la verza cuoce, possiamo preparare le salsicce. Dobbiamo innanzitutto aprirle e privarle del budello. Eliminato il budello, le battiamo un po' con un coltello pesante e le sbricioliamo. Ecco qui, e la verza intanto va, e io mi avvicino di nuovo ai fornelli perché devo rosolare questa salsiccia. Infatti ho già preparato una padella abbastanza capiente perché dovrà contenere adesso la salsiccia ma poi anche la verza. Quindi verso un filino appena appena di olio extravergine d'oliva e aggiungo la salsiccia sminuzzata e la lascio rosolare. Una volta rosolata per bene la salsiccia, andiamo a schiacciare un aglio, lo spogliamo e lo uniamo aggiungendo se necessario un filino d'olio. Lo aggiungiamo solo adesso l'aglio perché se l'avessimo messo dall'inizio con la salsiccia si sarebbe bruciato troppo. Invece quest'aglio ci servirà ad insaporire la verza che a breve aggiungeremo. Appena l'aglio sarà un po' rosolato possiamo aggiungere la verza che abbiamo lessato e scolato. Per la quantità ci regoliamo più o meno, come si suol dire, ad occhio, cercando di equilibrare gli ingredienti, la quantità degli ingredienti tra salsiccia e verza, perché l'una non nasconda l'altra. Nel frattempo ho già messo sul fuoco l'acqua per la cottura dei rigatoni, perché in realtà il nostro condimento è già pronto. Quindi dovremo soltanto aspettare la cottura della pasta, eventualmente aggiungendo un po' di acqua di cottura anche qui nel nostro condimento. E il piatto sarà pronto. Quindi è davvero rapidissimo, sostanzioso e gustoso. Aggiustiamo di sale, non eccessivamente perché la salsiccia chiaramente ha già una buona sapidità. E lasciamo andare ancora chiudendo con il coperchio
affinché non si asciughi troppo. Nel frattempo è giunta ad ebollizione anche l'acqua nella quale andremo a cuocere la pasta, per cui saliamo e versiamo i nostri rigatoni. Sarà bene aggiungere al condimento un po' di acqua di cottura della pasta e lasceremo cuocere ancora un po' affinché i sapori degli ingredienti si amalgamino tra di loro. Possiamo aggiungere anche un po' di peperoncino piccante a piacere. Tra l'altro, aggiungendo l'acqua di cottura della pasta, anche il fondo del nostro sugo diventa sicuramente più cremoso, più avvolgente. A fine cottura eliminiamo l'aglio e lasciamo andare ancora qualche minuto, giusto il tempo che sia cotta la pasta che andremo ad unire all'intingolo. L'Unione fa Terra Orti. Nel cuore della Piana del Sele, da sempre aziende agricole mettono passione e dedizione per offrire il meglio della loro splendida terra. Dalla loro associazione nasce Terra Orti, organizzazione di produttori in grado di fornire prodotti ortofrutticoli di altissima qualità durante tutto l'anno, coniugando tradizione e modernità, passione e qualità. Dal cuore della Piana del Sele, il meglio dell'ortofrutta italiana. Garantita Terra Orti. Adesso aggiungiamo al nostro condimento i rigatoni e mescoliamo il tutto con cura, pronti per servire in tavola. Ed ecco pronti i rigatoni con verza e salsiccia, un piatto dal gusto ruspante che sicuramente possiamo anche servire come piatto unico per quanto è ricco e nutriente, semmai aggiungendo anche del parmigiano grattugiato o meglio ancora del pecorino. E soprattutto è un piatto buono, facile e veloce. Continuate a seguirci attraverso le emittenti private di tutta Italia e su Facebook. Buono, facile, veloce. Buono, facile e veloce. In collaborazione con Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana.